questa manifestazione qua serve a quello che serve, ce ne sono state fatte tante che non si è mai, non si è risolto niente. Ormai o ci danno i soldi o ci fanno lavorare. Ma voi avete avuto qualche tipo di ristoro ultimamente? Abbiamo avuto poco e niente, in base al fatturato che abbiamo perso ci è arrivato sì e no il 4% contro il 70% della Germania, la Francia, tutti quelli che hanno pagato hanno messo, diciamo, cioè, permettere al nostro settore di andare avanti. Rudy Collini, presidente dell'Associazione dei Commercianti, una protesta che risponde anche a quella che c'è stata nei giorni scorsi, io apro, voi non avete aperto, ma che cosa siete qui per raccontarci? Sì, è un'iniziativa che parte da Gallarate, alla quale ci siamo legati proprio per la bontà, siamo in una condizione totalmente legale, quindi siamo con le distanze, siamo con i sistemi di sicurezza e ci troviamo nella zona arancione. Quindi abbiamo la necessità in questo momento di testimoniare anche fisicamente il disagio e la situazione drammatica che il mondo del commercio in tutti i suoi livelli, quindi dai pubblici esercizi all'abbigliamento, a tante categorie che rientrano per l'ennesima volta in una zona rossa, che è quella più drammatica, che porta alla chiusura. E allora oggi siamo qui tutti assieme a cercare di testimoniare la volontà di voler lavorare e la volontà soprattutto di voler ricevere un sostegno economico adeguato al momento difficile che le imprese stanno attraversando. In questo momento siamo veramente tutti uniti, ci sono tutte le categorie merceologiche e anche noi come realtà associativa vicina al mondo del commercio ce la siamo sentita come azione importantissima essere al fianco delle imprese in questo momento difficile. Voglio semplicemente star vicino a tutti questi commercianti che sono esasperati da questa situazione. Li capisco perfettamente e lo dice uno che ha paura del Covid in maniera impressionante, avendo avuto anche parenti colpiti e tutto, e soprattutto la sindaca avendo visto il disastro che il Covid sta facendo. Però ci vuole un po' di testa, ci vuole un po' di buon senso che non ce l'hanno. Io capisco all'inizio la prima ondata che il governo era in confusione e cambiavano parere molto spesso, ma adesso no, adesso basta. Adesso oggi un esempio, negozi di abbigliamento a Busto Arsizio, quante persone entrano durante la settimana? 6-7 persone al giorno? 6-7 persone? Andiamo a vedere ai supermercati cosa c'è di... Io ho 1000 persone intorno, non posso entrare al supermercato, ma di cosa stiamo parlando? Allora, ci vuole coscienza. Io ho detto sempre che forse devono lasciare in mano ai sindaci il pallino di sapere cosa aprire e cosa chiudere in una città come Busto Arsizio, per esempio. Un'ulteriore dimostrazione di vicinanza, una vicinanza che concretamente tutti i giorni, in tutti questi mesi anche, abbiamo dimostrato coi fatti, cioè con azioni concrete a supporto delle categorie, e che può per una sera anche manifestarsi in modo simbolico, completando quella che è una presenza costante a fianco di queste categorie. Ulteriore dimostrazione di vicinanza, una vicinanza che concretamente tutti i giorni, in tutti questi mesi anche, abbiamo dimostrato coi fatti, cioè con azioni concrete a supporto delle categorie, e che può per una sera anche manifestarsi in modo simbolico, completando quella che è una presenza costante a fianco di queste categorie.